ごめんなさい。<noise> Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, le vostre comunicazioni, le vostre osservazioni a telemagio.it inviate messaggi, inviate fotografie, immagini, piccoli filmati, qualsiasi cosa, mentre il nostro sito www.telemaig.com vi aggiorna su tutte le nostre produzioni, le notizie dai diversi eh, comuni e avete anche la possibilità di seguire alcune nostre produzioni su YouTube e poi le pagine Facebook con il gruppo riservato al Consiglio comunale di accoglia delle fonti a cui vi invito ad iscrivervi, così sapete ogni qualvolta c'è una convocazione della massima assise cittadina quali saranno poi i filmati che noi trasmetteremo e quando saranno pubblicati per poterli seguire non solo in tv sul programma 97 del Digitale Terrestre ma anche su YouTube o sul nostro sito. Il maltempo ha provocato naturalmente dei disagi, la nevicata ha provocato dei danni più o meno gravi a seconda della intensità della precipitazione nevosa. Dal Codacons di Lecce ci arriva una segnalazione che non andiamo ad approfondire oggi, ma vi dico sicuramente di che cosa si tratta. Infatti riguarda l'aeroporto di Brindisi, quindi l'argomento è rilevante. Il Codacons Lecce ha messo in evidenza che nella giornata del 4 gennaio 2019 non venivano idoneamente attuate le normali procedure di pulizia dalla neve degli aerei, delle ali. Insomma, gli aeromobili, se c'è un'abbondante nevicata, si forma del ghiaccio, la neve si deposita sull'aereo. Nello specifico, gli operatori aeroportuali di Brindisi, per ovviare la inaccettabile mancanza dell'apparecchiatura idonea ad attuare le procedure di sghiacciamento trasportavano secchi d'acqua calda da gettare sull'aeromobile coinvolto al fine di rimuovere il ghiaccio formatosi, utilizzando così un metodo non rispondente agli attuali standard di efficienza per un aeroporto internazionale quale quello di Brindisi, così come appare in contrasto con il regolamento dell'ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti del 21 ottobre 2003, che espressamente prevede l'utilizzo di idonea attrezzatura, non potendosi a tal fine ritenere idoneo qualche secchio di acqua calda. Peraltro il fenomeno nevoso non può più ritenersi eccezionale per un aeroporto localizzato a Brindisi, se è vero, come è vero, che negli ultimi anni la zona geografica del Salento è stata interessata da fenomeni di repentini abbassamenti della temperatura, in alcuni casi anche al di sotto dello zero termico. Cambiamo argomento. Una pagina di memoria consegnata al futuro raccontata da chi l'ha vissuta da testimone e protagonista, è il volume Da sudditi a cittadini che documenta la storia e l'evoluzione della contrattazione collettiva del lavoro agricolo dal 1945 ad oggi, edito dalla Fondazione Argentina Altobelli, è stato curato da Pasquale Papiccio, sindacalista di lungo corso che oggi cura la formazione del settore studi e ricerche della UILA. Da pastorello in Molise ha emigrato in Svizzera dove è stato espulso per la sua attività a sostegno degli emigrati italiani. Pasquale Papiccio ha attraversato con i braccianti la storia del nostro paese. Con questo suo lavoro di ricostruzione storica, in fondo lei ripercorre più di mezzo secolo non solo di storia dell'agricoltura, del lavoro agricolo, del bracciantile, ma anche un po' la storia del nostro Paese. Come è cambiata l'Italia? Beh, è cambiata moltissimo. Nel 1945 il Paese, oltre che essere completamente distrutto nelle sue città, i ponti saltati in aria, le fabbriche smentrate, era un paese agricolo, ma di un paese di un'agricoltura arretrata. Eh, I rapporti sociali dipendevano da quanta terra uno possedesse, se ne aveva tanta, aveva il potere economico, aveva il potere politico, eh, i, i suoi figli erano avvocati, giudici, notai, medici. Eh, Mentre c'era una massa enorme di persone che non aveva la terra, che aveva fame e chiedeva lavoro ed era in condizione di essere sudditi di lor signori. Lì è iniziata la lotta, i braccianti hanno rotto il latifondo. Qui siamo a Francavilla, a pochi chilometri di distanza c'era il feudo dell'Arneo se non ricordo male che apparteneva a 42.000 ettari di terra che appartenevano a 4-5 famiglie. Nel 50 circa 10.000 braccianti lo occuparono per avere terra, lavoro, pane e così via e fu impiegato addirittura l'esercito per mandarli via. Ecco, i braccianti hanno cambiato profondamente la società, c'è stata una rivoluzione, una rivoluzione economica-sociale. E... Da sudditi sono diventati cittadini con diritti, diritti al lavoro, diritto alla terra con la riforma agraria, diritto all'assistenza malattia, all'assistenza infortuni, all'assicurazione contro la disoccupazione. È nata un'altra Italia. Il libro è stato presentato a Francavilla Fontana nel corso di un incontro promosso dal segretario provinciale della UILA di Brindisi Gino Vizzino, che ha sottolineato l'importanza di costruire l'impegno per migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operai agricoli sulla base dell'esperienza di quello che è stato. La manifestazione è stata conclusa dal segretario nazionale generale del Sindacato dei Lavoratori del Settore Agricolo e Agroalimentare della UIL, Stefano Mantegazza, che ha indicato le nuove sfide: donne e emigrati diventati nuovi schiavi e liberare l'agricoltura dal peso delle legalità premiando con un marchio etico le aziende che assumono manodopera attraverso la rete del lavoro agricolo. E concludiamo così questo nostro spazio. Appuntamento alla prossima occasione e continuate a seguire la nostra programmazione, anche le nostre news flash. ごめん。